Ciao amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di Outing Nano, una macchinetta per il caffè espresso a batterie. Se vi interessa rimanete con me nel corso del video. Andiamo. Allora amici, Outing Nano, macchinetta per il caffè espresso a batterie, ricaricabile, portatile. E devo essere sincero, all'inizio ero un po' titubante su questo prodotto, perché dico, ma caffè espresso, macchinetta, batteria, ma una volta arrivata e provata, devo dire che funziona veramente una bomba, ragazzi, ok? Ora ve la mostro più da vicino, andremo a vedere un po' di dettagli, un po' di caratteristiche, dopo la proviamo insieme e vi darò anche le mie considerazioni. Andiamo! Eccola qua amici. Allora, andiamo a vedere un po' le caratteristiche. Pesa 665 grammi, alta più o meno 25 centimetri, comunque vi metto le misure precise in descrizione. Batteria integrata da 7500 mAh, ricaricabile, con gommino di protezione con ingresso tipo C, ok? Per i cavetti tipo C. E serve però il caricatore da almeno 3A, 5V 3A, per ricaricarla. Il prodotto si presenta bene, si vede che è bello resistente, bello robusto, nonostante che è in plastica, però si vede che è veramente fatto bene. È portatile perché comunque si può inserire bene in qualsiasi zainetto, non ha alcun problema di ingombro, si porta veramente bene. Allora, come funziona? Sopra ci va l'acqua, sotto ci va il caffè, che può andare sia in capsule, il modello per le macchinette Nespresso, oppure il caffè macinato, ok? Però dopo andremo a vedere più nel dettaglio. Ora vi faccio vedere anche gli accessori che vengono inclusi. Allora, a parte il case, che questo mi hanno mandato il modello con praticamente questa valigetta, ok, però ci sono vari modelli con vari accessori. Nel modello base comunque è incluso anche il filtrino per il caffè macinato, oltre il filtrino per la capsula, ok, quindi avrete tutte e due. In più abbiamo in dotazione un cavettino per la ricarica, ok, e anche un bel manualetto di istruzioni, eccolo qua, e c'è anche la lingua italiana, ok, molto importante. E in più, per finire, c'è anche un piccolo misurino, ok, che fa anche da pressino per il caffè. Invece incluso nel case c'è anche in dotazione questo portacapsule, insieme anche il portafiltro, ok, e va in questa posizione. Questo è il case, ok? Molto robusto, fatto molto bene. Il case torna molto comodo nei momenti in cui dobbiamo lasciare magari la macchinetta nel cofano della macchina, per dire, con il case risulterà sicuramente molto più protetto. Allora amici, adesso andiamo a provare a fare un caffè. Nel frattempo vi spiego anche un po' di cosine.
Per esempio, la batteria è di 7500 mAh, è vero, è grossa, però può erogare al massimo 4-5 caffè espresso, ok? Questo però mettendo dell'acqua fredda, perché ovviamente mettendo dell'acqua fredda la maggioranza di energia che consuma la macchinetta la usa proprio per scaldare, quindi porta l'acqua a circa 96 gradi, quindi quasi al punto di ebollizione, ok? E di conseguenza riesce a erogare 4-5 caffè al massimo. Calcolate che per erogare il caffè imprime alla capsula o al caffè macinato una pressione di 20 bar, quindi viene un caffè bello cremoso come quello espresso da VAR con tanto di cremina, che dopo andremo a vedere. Però se siamo con degli amici e vogliamo fare più caffè, ovviamente più di 5, possiamo optare per un'altra opzione, ossia quella di scaldare in un pentolino, magari con un fornelletto a gas, dell'acqua, ok, che aggiungeremo direttamente all'interno del contenitore qui sopra. Con l'acqua calda possiamo far sì che la macchinetta eroghi il caffè direttamente, senza quindi portare a ebollizione l'acqua e direttamente sfruttare quella che noi abbiamo riscaldato, quindi a fare comunque espresso ugualmente come funziona da sola. Quindi con questo sistema possiamo fare oltre 200 caffè, amici, perché ovviamente la maggioranza di batteria viene utilizzata per scaldare, ma nel momento in cui scaldiamo noi l'acqua, a quel punto lei deve solo mandare in pressione verso il caffè e quindi far uscire il caffè. E di conseguenza con questo sistema possiamo fare oltre 200 caffè. Quindi abbiamo varie opzioni, varie possibilità. Se siamo da soli possiamo sfruttare direttamente la macchinetta che fa tutto da sola, oppure se siamo in tante persone, che siamo magari più di 5, allora a quel punto magari converrebbe scaldare dell'acqua e inserirla all'interno e lei farà tutto quanto. Qua sopra c'è un tappo con guarnizione. Qui ci va l'acqua, ok? Con una scala graduata, vediamo se riesco a farvelo vedere, da 50 ml a 80. Poi l'utilizzo della batteria è legato anche al consumo di acqua, perché ovviamente noi se vogliamo un caffè tipo americano, quelli alti, che ci vogliono 80 ml, ovviamente ci impiegherà più tempo e più energia per scaldare questo tot di acqua, ok? E di conseguenza magari non riusciremo a erogare 5 caffè, ma bensì ne regoleremo magari massimo 3. Al contrario, se magari vogliamo un caffè un po' più ristretto e corposo come piace a me, ok, a quel punto riusciremo anche a farne 6. Io sono riuscito addirittura a farne 6 ristretti come piacciono a me, quindi per me va alla grande. Però diciamo che un espresso normale, che ci vanno più o meno 50 ml, se ne riescono a fare 4-5. Ma ora andiamo a farci un bel caffè. Allora, innanzitutto apriamo il tappo. A me, siccome il caffè piace bello robusto, intenso, con tanta crema e anche un pelino ristretto, di conseguenza magari non metterò 50 ml, ne metterò una quarantina, 40-45, perché mi piace un po' più ristretto, ok? Un po' più robusto. Quindi andiamo ad aggiungere l'acqua. Ecco qua. Una volta inserito l'acqua, chiudiamo il tappino. Qui abbiamo un bel bicchierino che possiamo bere il caffè direttamente da qua, ma non solo questo, ci fa anche da protezione sia per la macchinetta e sia per caso se dovesse gocciolare un po' di caffè all'ultimo, questo ci protegge tutto quanto, ok? Anche lo zaino. Allora, io sto utilizzando queste piccole capsulette, come vedete, queste si trovano dappertutto oramai, quindi potete scegliere anche il vostro caffè preferito e portarvelo dietro, che sono veramente comodissime e facili da trasportare. Allora, andiamo ad aprire. Ora lo facciamo prima con la capsula e dopo lo faremo con il macinato. Ora vi faccio vedere. Allora, praticamente la capsulina va all'interno qui, la si schiaccia, si mette la capsula sotto sopra nel filtro, ok? E poi semplicemente si avvita. Niente di particolarmente difficile. È semplicissimo davvero, ok? Niente, basta, siamo pronti. Ora non utilizzerò il suo bicchierino, ma utilizzerò un bicchierino in vetro proprio per farvi vedere come esce il caffè, ok? Allora, così lo vedete meglio. Io qui mi sono creato una basettina solamente per essere più comodo durante le riprese, quindi ecco qua. Ora vi faccio vedere. Allora, amici, siamo pronti per fare il caffè. Un clic sul pulsante ci indica la carica, lo stato della batteria, ok? 4 pallini e al 100%. 25, 50 e 75 invece a secondo i pallini.
per far uscire direttamente il caffè, quindi se casomai avessimo messo acqua calda, basterebbe cliccare due volte in rapida successione e lei inizia subito a funzionare. Per farla funzionare basta tenere premuto 2 secondi. Sentiremo un beep, il LED si illuminerà e inizierà a funzionare. Qui si accenderanno i LED, più LED si accendono più la temperatura sale, quindi abbiamo la temperatura in salita, e quando arriverà ad accendersi l'ultimo LED inizierà la erogazione. Ci impiega all'incirca 3 minuti per portare a temperatura l'acqua, a volte anche di meno, poi a seconda anche la temperatura che c'è esternamente e anche alla quantità d'acqua. Per esempio mi è capitato che con 40 ml di acqua ci sono voluti anche meno di 3 minuti, intorno ai 2 minuti. Ci siamo quasi, si sta per accendere definitivamente anche l'ultimo LED e dovrebbe iniziare l'erogazione. Eccola qua. Io gli ho messo già un pelino di zucchero perché a me mi piace un po' zuccherato. Lo possiamo anche spegnere quando vogliamo, eh? Ecco qua. Ragazzi, guardate che roba. Ok? Cioè, come quello da bar. Né più né meno. Anzi, a volte ho incontrato bar che non lo facevano così. Ok? Guardate che meraviglia, anche il colore, crema abbondante, un super espresso come piace a me. Anzi, vi dirò che per me è anche un pochino lunghetto. Io di solito lo prendo un pochino più basso, però adesso andiamo a assaggiarlo. A questo punto lo potrei anche macchiare con del latte o correggerlo con qualche liquore, però a me piace così. Pazzesco ragazzi, pazzesco, sembra di berlo come al bar. Wow, davvero wow ragazzi, cioè a me piace la moca, però sono un patito per l'espresso e devo dire che questo qua è veramente tanta roba, e poterselo gustare in outdoor, un caffè del genere espresso, ragazzi, è tanta roba. Ma adesso andiamo a vedere come se la cava con il caffè macinato. Allora, prendiamo il suo filtrino per il caffè macinato, lo apriamo, ok, vedete com'è fatto, e il suo pressino o misurino in dotazione. Cosa facciamo? Mettiamo questo sopra e giriamo il tutto. Poi, stesso con il misurino, andiamo a pressare il caffè. Ovviamente senza esagerare, diamo una bella pressatina. Ecco qua, ok? Vedete? Rimettiamo il suo tappino, lo inseriamo all'interno del portafiltro, lo avvitiamo, stringiamo bene, ok? Bon, ora basta metterci l'acqua e andiamo a provare. Andiamo a metterlo in funzione. Fa un beep e in più si accende il LED. Andiamo a vedere quanto ci mette. Ho fatto partire il timer e vediamo un po'. Ecco qua. Ragazzi, 2 minuti ci ha messo.
Ragazzi, guardate che meraviglia. Anche col macinato se la cava alla grande. Guardate quanta crema ha fatto. Ok? Andiamolo a provare. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Anche col macinato va alla grande lo stesso. Nell'arco di 2 minuti circa abbiamo un caffè espresso sia con capsule che con macinato. Che vogliamo di più? Bene amici, conclusioni finali. Che dire? All'inizio ero un po' titubante, ma ragazzi, veramente, una volta che la provate è pazzesca veramente. Con questa in pratica possiamo avere un caffè, un buon caffè espresso ovunque in pratica, ma non solo in un'escursione, un campeggio o insomma in outdoor, no? Ma anche a casa oppure durante i lunghi viaggi, immaginate in macchina o in treno, poter avere la possibilità di avere un caffè espresso ovunque e in qualunque momento ci viene voglia. Quindi devo dire che è veramente pazzesca, ragazzi. E poi che caffè, insomma, non ve lo sto neanche a dire perché penso che le immagini parlano da sole. Lo trovo veramente un ottimo prodotto, amici. Allora, con il caffè macinato funziona alla grande perfettamente. L'unica cosa che lo trovo meno comodo delle capsule quando si sta in giro. Per esempio, per un'escursione io trovo che le capsule sono veramente di una comodità mostruosa perché sono piccoline, si conservano bene, non sporcano, quindi le inseriamo, chiudiamo, mettiamo l'acqua e parte, abbiamo il nostro espresso. E anche da smaltire sono molto più semplici, mettiamo una bustina e ce le portiamo a casa, le smaltiamo a casa. Il caffè macinato sì, possiamo fare anche un piccolo contenitore, però è sempre un pochino più diciamo complicato se vogliamo riutilizzarla più di una volta, quindi dovremmo togliere il caffè, sciacquare e ricaricare tutto quanto. Si può, niente di particolarmente difficile, però in confronto le capsule secondo me sono molto molto più comode per quanto riguarda l'odore, ok? Questo è il mio consiglio. Poi in più possiamo scegliere la miscela che più ci piace, possiamo scegliere lungo, corto, stile americano, che a me personalmente non piace, però ma questione di gusti, ok? Sono addirittura riuscito a farne 6 caffè ristretti con questa macchinetta, carica ovviamente al 100%. È veramente semplicissima da utilizzare, una volta fatto una volta avete già imparato, la può utilizzare anche un bambino. E in più la potete trovare in vari colori, tutti quanti bellissimi, io veramente ero indeciso su quale scegliere, ho scelto questo qua perché mi piace comunque intonarla alla natura, però ci sono tantissimi altri colori molto molto belli. Comunque amici, io vi lascio tutti i link d'acquisto in descrizione se volete dargli un'occhiata e vi lascio anche un codice sconto del 10%, ok? Se siete intenzionati all'acquisto non vi dimenticate il codice sconto che trovate in descrizione. E sul sito in più possiamo trovare tanti altri accessori che possiamo combinare con questa macchinetta. Io ringrazio la ditta Autin che mi ha dato la possibilità di provare questo splendido prodotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto, ok? E se avete domande, chiedete pure. E prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, così da non perdervi altri interessanti video. E vi ricordo anche la mia pagina Instagram dove condivido i miei lavori, alcune tecniche, eccetera. Se volete potete seguirmi anche su Instagram. Bene, io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!